E bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, oggi voglio continuare a parlarvi per fare un pochettino più di luce su quello che riguarda la nuovissima modalità High Stakes, ragazzi. La modalità che settimana prossima sarà disponibile per tutti noi giocatori di Fortnite, una modalità, ragazzi, che ha un sacco di cose interessanti al suo interno. E per un sacco di cose interessanti intendo, ragazzi, ovviamente la bellissima skin Wild Cards, ragazzi. L'abbiamo già vista tutti, dato qua c'è gente che balla. Mettiamoci un attimo qua a ballare anche noi. Vediamo se qualcuno vede che siamo degli hippie. Bellissima la skin appena presa degli hippie, ragazzi. Ecco, questo ho notato che siamo degli hippie. Meravigliosa questa skin. Meravigliosa, mi ha costato una fucilata, però bellissima, ragazzi. Cosa c'ha da ridere? Cosa c'ha? Questa skin, ragazzi, questa skin, la Wild Cards, vi ricordo, ragazzi, non è proprio una skin singola, ma ha quattro stili intercambiabili ed andremo a vederli ovviamente nel corso di questo breve video che vi spiegherà un pochettino quello che ci dobbiamo aspettare. Intanto, ragazzi, non so se lo avete già sentito o se ancora vi manca, ma voglio farvi vedere e sentire il trailer ufficiale della nuova modalità High Stakes con la nuova skin Wild Cards. Fortnite presents High Stakes. We are super excited to give the first look at High Stakes, a brand new event coming to Fortnite next week. High Stakes is made up of a brand new limited time mode called the Getaway, a new wildcard outfit with selectable styles, and a free set of challenges that unlock rewards. Tune in tomorrow for a first look at the outfit and glider that will be coming to the item shop when High Stakes launches next week. Allora, non so se avete capito quello che dicevano in inglese. In poche parole, questo è stato lo speaker ufficiale di Fortnite che ha annunciato l'arrivo della nuova modalità High Stakes nell'item shop. Però, ragazzi, non so se avete capito bene quello che diceva. Sembrerebbe, ragazzi, che la nuova modalità High Stakes sia una modalità acquistabile nello shop. Non sappiamo bene adesso cosa abbiano inteso con modalità acquistabile nello shop, perché sembrerebbe, ragazzi, che o si dovranno utilizzare i piccioli, ma mi sembra veramente molto molto strana come cosa, o altrimenti grazie a un tot di V-Bucks potremo anche noi shoppare questa modalità, che oltre a darci, ragazzi, con delle sfide che sono al suo interno, come ogni modalità che si rispetti, la skin finale Wild Cards ci darà anche, ragazzi, un po' di oggetti inerenti alla skin. Tanto noi corriamo in giro, tanto noi siamo figli dei fiori, chi se ne frega, non ci possono killare, noi stiamo lavorando, non siamo mica qua a pettinare le bambole, al contrario. Non so, ragazzi, se voi avete visto quello che c'è connesso con la skin Wild Card. L'avete visto? C'è uno spray, c'è un piccone, c'è un deltaplano e ci sono ovviamente gli stili personalizzabili. Quindi io voglio farveli un attimo vedere, ragazzi, mentre curiamo come sempre allegramente, sperando di non finire giù. Fatemi vedere quanto posso correre prima di morire. Ok, perfetto, corriamo così. Ve li faccio vedere, ragazzi. Siete pronti? Mi tengo perché sono interessanti, ragazzi. 3, 2, 1. Asgardar Gaergar, guardalo qua. Allora, ragazzi, questa è l'immagine ufficiale della nuova modalità High Stakes e come vedete si divide in tre parti fondamentali. Parte numero 1, The Gateway LTM, quindi la nuova modalità a tempo limitato, quella che vedete proprio sotto la mia faccia da ciula, dove c'è il lama. L'outfit della Wild Cards, che sarebbe in poche parole la skin che ci viene regalata, come vedete, ragazzi, con i quattro semi delle carte. E poi, ragazzi, nelle challenge delle High Stakes invece ci saranno lo spray
e il piccone. Quindi ragazzi, già questa immagine ci fa capire che una volta acquistata la modalità High Stakes otterremo subito la Wild Cards, ma potremo personalizzarla al top solamente affrontando le sfide, le challenge che ci verranno proposte. Ci sono delle immagini molto interessanti ragazzi che ho scoperto in giro, questa è un'altra, eccolo qui ragazzi il backpack della High Stakes, e come vedete una valigetta 24 ore blindata con tanto di manette, come si fa di solito per chi non vuole lasciare la valigetta che contiene roba preziosa, mette una manetta al polso e una manetta al manico della valigetta. E non è mica finita ragazzi, guardate questo prot, questo è il backpack della Wild Cards, come vedete ragazzi è palesemente la... questo mi vuole sparare, salve, non sparare, sono un pacifista, ma non mi sparare, un momento, va bene, sei veramente una persona cattiva, non rispetti i figli dei fiori, stavo giocando intanto mentre parlavamo. Come vedete ragazzi, qui magari non mi aveva neanche visto. Come vedete ragazzi, questo è il deltaplano, quindi con la parte alta di una cassaforte blindatissima ovviamente, con sotto tutti i soldi che si è portato via il nostro tizio. E se ancora non l'avete visto ragazzi, un bel pollicione in su mi raccomando, se vi sta piacendo questo video ragazzi iscrivetevi al canale, voglio farvi vedere le 4 skin disponibili per poter modificare a nostro piacimento la Wild Cards Prot, eccole qua ragazzi le 4 skin, come vedete il tipo sopra di me con il cuore sull'occhio, il tipo coi fiori, quello classico che abbiamo visto con il segno dei quadri, e ovviamente il più cattivo, quello con il segno delle picche ragazzi. Che dire, veramente veramente interessantissima questa nuova modalità, veramente veramente interessantissimo il modo con cui verrà proposta, speriamo che sia a V-Bucks, così per tutti quelli che hanno salva al mondo potranno tranquillamente recuperare un po' di V-Bucks e metterli via. Io spero davvero di cuore che non sia a pagamento con i soldi veri, anche se poi in realtà se volessimo e non avessimo V-Bucks ci servirebbero comunque i soldi veri, ma sarebbe una bellissima cosa in realtà se alla fine della fiera venisse messa gratuitamente per tutti, cosa purtroppo non possibile perché abbiamo già sentito che il trailer ufficiale annunciava che sarebbe arrivata nell'item shop. Però ragazzi, nell'item shop è questo il negozio degli oggetti, quindi probabilmente la modalità sarà acquistabile solamente con i V-Bucks e non è assolutamente malvagia come cosa. Beh ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, spero che vi sia piaciuto e spero che vi abbia tolto un bel po' di dubbi sulla nuova modalità che sta per arrivare, sulla nuova skin che sta per arrivare. Vi mando un abbraccio grande, mi raccomando di iscrivervi al canale in tantissimi ragazzi, un bacione e noi ci vediamo presto, ciao!